Ciao ragazzi, oggi sono io, Jack, a condurre le redini di questo Scarebox. Allora, perché? Lawrence, dopo l'ultima esperienza che ha avuto, terrificante, devo dire anche, nell'ospedale, mi ha, come dire, un po' preso per il culo, perché dice tu non l'avresti mai fatto, tu non avresti mai fatto un'esplorazione da solo in notturna in un posto del genere. Allora io ho deciso di cogliere l'occasione e di fargli una sorpresa. Oggi faremo randonautica insieme di notte, io da solo, e adesso proviamo a chiamarlo. Lawrence. Sì, sono nel mio parcheggio. Dai. Oh. Com'è? Che c'è? Com'è? Molle. Come molle? Molle. Ero in riunione, non potevo rispondere al telefono. Dai. Però almeno mo ti devo rompere le palle come sempre, giustamente, perché... La sai quella del telefono? Del telefono? Sì, la barzelletta, quella della segretaria che risponde al telefono e gli chiede, non c'è il suo principale? Fa, no, si è assentato in riunione. Fa, ma quanto, per quanto tempo ce ne ha? E lei, non sapendo cosa rispondere, fa, per poco, è andato via scorreggiando. Vabbè. Lasciamo perdere. Senti, io ti ho chiamato per una cosa seria. Ho deciso che, visto che non sapevo più dove cazzo andare, poi ho deciso di fare, se che non abbiamo mai fatto, un randonautica notturno. Ah. Allora, lo vuoi fare da solo? No, sto andando, cioè è diverso. Sei già in ballo. Bravo. Visto come mi hai fatto te la sorpresina del cazzo, adesso vedremo come va la mia randonata. Hai colto subito la challenge. Cazzo. È una challenge, sì, perché perché è vero, me l'hai detta a me di persona, però vaffanculo, cioè voglio dimostrare che, cioè, ce la faccio anch'io. Quindi vuoi dimostrare che c'hai le palle? C'ho le palle, porca troia, c'ho le palle. No, non è vero, non c'ho le palle. Vabbè. E quindi hai preso il coraggio di fare questa cosa. Bravo, Jack. Ci fa piacere, bravo. Fino al tunnel della paura. Dai, ci provo. Oh, bella lì. Buona serata. E senti, poi. Però aspetta, non farmi stare in pensiero. Quando hai fatto sta cosa, chiamami, così vado a letto tranquillo. Sì, tanto cioè, di solito randonautica comunque sta in zona, di solito. Cioè, poi se vedo che fa troppo lontano, ne genero uno più vicino. Però, boh, chissà che cazzo mi porta. Vabbè, dopo ci sentiamo dopo, facciamo così. Così ti dico com'è andata, dai. D'accordo. Oh, bella lì. Bella Jack, in bocca al lupo. Grazie, Lorenz. Ci vediamo. ciao. A dopo, ciao. Bene, ragazzi. Lorenz l'abbiamo avvisato. Ora vediamo che cazzo succede. E lo so, non sono bello come Lorenz, non ho il carisma del Lorenz, ma vi assicuro che andremo in un posto, spero. So che tipo randonautica funziona con il pensiero quantistico, e in sostanza devi pensare dove vuoi andare e cosa trovare. E quindi penseremo ovviamente le cose più brutte, più paranormali possibili, e vediamo. Ora genero il codice. Eccoci qua, randonautica. C'ho poca connessione. No, perché già stiamo in un posto brutto, cioè sicuramente il randonautica che mi metterà non sarà sicuramente in centro al paese, perché
Siamo più o meno al confine tra Italia e Svizzera e queste zone qui sono tutte boschive, tutte paesini. Cioè la città più vicina, più grande, che è quella di Varese, sta a circa 25 minuti da qua. Your point is being generated. Prepare to embark on your journey. Brief. Ah, devo pensare. Focus on your intention. Non ci credo ovviamente a sta stronzata, sia chiaro, però stiamo al gioco di Randonautica, ovviamente. Svolta leggermente Aspettate che a destra e prendi via 25 aprile SP32 di Runo. abbasso il volume del navigatore. E insomma, non l'abbiamo mai fatto e quindi, boh, mi è venuta l'idea. Ho detto, facciamone uno da solo. Che cazzo mi sta portando? Stiamo salendo una strada asfaltata, ma in mezzo al bosco. Cazzo siamo? No, raga, un tasso! Un tasso! L'avete visto? Ok. Ultimamente io sono un attrattore di animali perché attiro cinghiali e bestie. Vabbè, io adesso vi metto di nuovo di fianco. Ok, qua la strada è abbastanza opaco. Guardate in che posto magico. No, raga, siamo in un posto devastante. Infatti qua c'è un cartello, vediamo cosa c'è scritto. Niente. Vabbè, mi metto qua. Allora. Ok, siamo arrivati. Pila ce l'ho già in tasca. Ok. Chiudo la macchina. Vediamo qua. Bene, iniziamo bene. C'è già un palo. Ma cos'è? Raga! Sì, ma qua è stato qualche... infatti, divieto di caccia. C'è anche un po' di nebbia. No, non lampeggiarmi. Oh, scusate che... Ok, ora si vede. Praticamente... Allora, seguiamo. Dovrebbe essere di qua. Per ora c'è... strada. Di là si vede la città. Bisogna fare rumore se ci sono gli animali. Ehi, 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 ehi! Via! Shh! Porca puttana. Magari è un tasso come prima, eh? Merda, merda, merda. Ehi! Hey! Un cazzo
cazzo di bastone di merda non c'è. No, una radice. E se tua sorella, come cazzo l'ha lanciato? Vabbè, facciamo che ci leviamo dal cazzo. Porca puttana. Aspetta che abbasso la luce. Allora, ragazzi, probabilmente è un cazzo di cinghiale o un tasso. Secondo me è un tasso. Facciamo in fretta. Di bastone. Faccio un po' di rumore. Di là c'è tutta la valle. Speriamo di trovare un posto dove si veda. Anche perché mi sento più tranquillo se vedo. Sono. Per ora c'è bosco aperto. E a chilometri c'è la città. Dove cazzo andare? Qua non sto più guardando il telefono, merda. Che cazzo ho messo il telefono? Raga, non trovo il telefono. Merda, vedete, sono sul sentiero, devo andare di là. Cerchiamo di fare in fretta. Cos'è? Wow. Guardate qua. Sto cominciando. Che cazzo era quel rumore di prima? Merda!
No, ma non ce la faccio ad andare là dietro. Sì, col cazzo. No, no, cerco un'altra strada. Raga, io mi sto pigliando male, ma male. Continuo a sentire rumori. Io sono un deficiente, perché un conto sai, andavi a farlo, a me fanno molto più paura gli animali, perché se qua c'è un cinghiale, magari quei cuccioli sono cazzi. Mi sto cagando addosso. Porca puttana, che due coglioni! Raga, sentite, proviamo a seguire questo sentiero. Allora, faccio passi pesanti. Proviamo a vedere dove va sto posto. Io là non ci voglio andare, almeno provo ad andarti qua. Mi sembra più percorso sto sentiero. È strano. Qua ragazzi è stranissimo. Guardate là, cos'è? Ma è un palo? Ehi! Pesante. Allora, io non so più dove sto andando, perché ho trovato il percorso bloccato. Adesso proviamo a fare un'esplorazione così. Vediamo che cazzo troviamo. Perché non me la sento di andare nel bosco poi là dove non passa un cazzo di nessuno. Anche perché mi sento abbastanza soddisfatto perché il luogo è agghiacciante. Guarda, mi verrebbe voglia di chiamare Lorenz adesso e dirgli vaffanculo, ma... Mi...
Minchia, ma io dopo non mi devo, mi devo ricordare come cazzo tornare. Là ci sono dei cartelli. Raga, arrivo in fondo a questa via e torno indietro. Cioè, mi sta pigliando male. Che cazzo voglio fare per questo bastone di merda? Cos'è qua? Ordine numero 14 dell'ammenda fino... Qui c'è un bidone della spazzatura. Se niente probabilmente accendere fuochi è una bestemmia. C'è un po' più di luce. Wow. Qua stiamo salendo. Cioè, ti giuro, non riesco a parlare, sono paralizzato. Cos'è? Ah. Oh. Minchia, meno male, siamo andati in cima. Wow. Ok, non c'è nessuno. Wow. Ragazzi, qua c'è... Non so se si vede, ma... Che spettacolo! Dio! Ma che figata! Vedi, qua c'è il bosco che finisce. Aiuto, è ripidissimo. Cioè, qua sopra c'è, si vede tutta la provincia. Là in fondo c'è il lago. No, oh, bellissimo. Ecco, vedete, qua c'è, come pensavo, sì, qua la gente viene a fare i fuochi. Guardate che dirà, magari qua, la sigaretta questa mi sembra recente. Sì, va, va pieno, pieno, pieno di sigarette. Qua verranno i ragazzini, infatti, guarda, pieno di birre, succhi. Bellissimo. Non ho trovato niente di randonautica, ma un posto della Madonna, guarda che bello questo. Cos'è? Porca puttana. Oh! Fermo, 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 fermo. Che cazzo? Oh! Porca puttana, Lorenzo non sarebbe fermato. No, me lo sono sognato o cosa? Oh! Per favore! Per favore, se c'è qualcuno... Merda. Merda. Merda, merda, merda. Oh!
cazzo non c'è. Qua c'è il burrone, porca puttana. Cioè ragazzi, siamo in altissimo qua. Che cazzo era? Andiamocene subito. Io non vorrei che qua c'è qualcuno che è venuto a bivaccare, ci sono dei tossici, non lo so. Non so che cazzo era. Non so che cazzo era. Raga. Me ne sto andando via. Porca puttana, che spavento quel cazzo di bidone! Vaffanculo! Allora, raga, io adesso devo mettere giù la camera. Perché devo correre. Io adesso vado giù la macchina, ci rivediamo là. Via. Bene per ora, non ho sentito più rumori né cose strane. C'è sto albero che mi cade in testa. Ecco la macchina. Ragazzi, allora io non so che cazzo ho visto, però non lo so. Cioè, se a me sembrava una persona messa lì che guardava giù. Non lo so cosa ho visto. Sono scappato, sono andato in panico. Perché era tutta sera che sentivo rumori assurdi. Però mi sono fatto coraggio, ho provato a cercare e non c'era più niente. Niente. Adesso non me ne frega un cavolo. Sono soddisfatto di quello che ho filmato. Ora vado a casa a vedere subito cosa c'era nel video. Grazie per seguirci. Grazie, mettete un like al video. E vediamo poi cosa dirà Lorenz di questa esperienza. Ciao ragazzi!